Liberi.tv, Riccardo Cristiano, San Pietro Apostolo. In mia compagnia abbiamo Mazza Domenico Antonio, presidente dell'associazione Santa Maria del Carmelo Feste Patronali, che ringraziamo. Buonasera, io sono il presidente di questa associazione che è nata nel 91 ufficialmente, mentre si parte da lontano. E allora poi abbiamo voluto ufficializzare e legalizzare questa nostra associazione, e ci siamo costituiti. Allora oggi siamo regolarmente costituiti e in effetti lavoriamo tranquillamente. A volte abbiamo avuto anche qualche contributino, diciamo, da parte della provincia, però voglio dire, perché siamo in regola con quello che è necessario essere per poter attingere, anche quando è possibile, al denaro pubblico, nel senso delle 400-500 euro, non è che si tratta di cifre. Certo, anche se principalmente fate tutto da soli, con attività, diciamo, volontaristiche come quella che state facendo adesso, di vendita di panini, bibite, ma anche lo stesso formazione di un calendario, giusto? Sì, noi puntualmente facciamo questo calendario e poi lo spediamo dove ci sono nostri compaesani, in Piemonte, Roma, Milano, che ci abbiamo. Poi c'è gente, siccome noi abbiamo tantissima gente che è al nord, voglio dire centro, eccetera, noi questi indirizzi li abbiamo, allora mandiamo puntualmente. Guai se non lo mandiamo, perché loro ci chiamano e dice: come mai non è arrivato il calendario quest'anno? Allora sono quelle cosine che in effetti a noi ci fanno ben sperare, perché poi mandano anche l'offerta, bisogna dire il vero, non è che arriva il calendario, se lo mettono, lo appendono alla parete e finisce lì. No, sono quelle persone che in effetti mandano il contributo. Sono contributi, no, però voglio dire, a noi bastano, voglio dire. È un sostegno che comunque si fa sentire. Diciamo che l'associazione, anzi il comitato, si propone di ridare lustro a queste feste patronali e col passare degli anni possiamo dire molte volte ci se ne dimentica. Invece voi avete avuto la bella idea di invitare anche dei personaggi non tanto locali quanto di rilevante importanza, come nel caso odierno di Mimmo Cavallaro. Sì. Niente, noi abbiamo, devo essere sincero, questo che di questa sera tutti quanti ne hanno parlato bene, dicendo che effettivamente porta gente, eccetera. Noi naturalmente lo abbiamo fatto, mi auguro che in effetti stasera ci sia anche una bella presenza, diciamo, da parte della gente, anche se ancora è prestino, voglio dire, per stabilirlo, però io sono convinto che sicuramente la gente verrà, insomma. Tra l'altro, tra le attività dell'associazione ci sta anche il restauro del Calvario, della chiesa del Calvario di San Pietro Apostolo, nonché dell'effigie, della statua della Madonna del Carmelo, giusto? Sì. Anche questi sono lavori che noi facciamo con quello che cerchiamo di risparmiare per quanto riguarda le spese. Sì. Per le feste che facciamo, e allora questi soldi poi vengono utilizzati proprio per queste cose, diciamo. E allora ogni anno ci prefiggiamo di fare un qualcosa di nuovo, voglio dire, perché noi abbiamo sempre puntato al fatto di piuttosto chiudere in attivo e non in passivo, voglio dire, perché altrimenti finisce lo scopo, perché non ci limitiamo soltanto a fare le feste, ma ripeto, anche a fare questi lavori. Ovviamente dovremmo anche dire che ricorrono quest'anno i 300 anni. 300 anni, sì, della statua di San Pietro, nostro patrono, che in effetti lo abbiamo restaurato un po' di anni fa. Però adesso bisogna fare anche altre cosine, visto che sono 300 anni che in effetti questa statua, ma è fantastica, è una statua che è oltre un quintale, voglio dire, come peso, voglio dire, è una cosa fantastica, legno, ma è una bellissima statua, sinceramente. Possiamo anche dire che siete stati ricevuti dal Papa, vogliamo dire perché? Sì, perché noi abbiamo anche portato dal Papa le corone sia della Madonna del Carmine che del Bambino. Naturalmente abbiamo fissato un appuntamento, insomma siamo andati a Roma, il Papa stesso ha benedetto queste corone. Una volta che siamo rientrati a San Pietro, praticamente siamo andati da un orafo che in effetti deve fare dei lavori, perché giustamente sono passati pure tanti anni che queste corone sono state poi libere, nessuno mai ha messo mano. Però anche queste, qui a qualche giorno praticamente noi andremo a prenderci queste corone finite ed effettivamente, visto che quello che fa, sono veramente belle adesso, una volta che hanno finito di questo restauro, e ne vale la pena, voglio dire, anche in questo caso si spendono dei soldi. E dove poi saranno, diciamo, esposte queste corone? Le corone, noi ecco, siamo un pochettino, fino adesso abbiamo sempre rischiato, bisogna dire il vero, rischiato nel senso buono, però, perché a San Pietro, grazie a Dio,
non succedono grosse cose, voglio dire, no. Allora è rimasta sempre attaccata lì all'immagine, alla statua. Però incominciamo a fare anche un pensierino di metterle più al sicuro, perché non si sa mai, anche perché adesso non guardano neanche le chiese, voglio dire, noi di quello che sentiamo, queste notizie che sinceramente uno è scioccato, dice ma è possibile? Perciò adesso invece, una volta che è così, queste corone naturalmente una volta fatta la festa eccetera, la sistemiamo in posti più sicuri per evitare qualche sorpresa. Io direi anche che San Pietro Apostolo è un comune molto tranquillo, molto bello, immerso nel verde, dove c'è tranquillità, e chi volesse, appunto, visto che siamo in estate, può tranquillamente venire a trascorrere le vacanze. Sì, sicuramente, perché oltretutto noi siamo a un'altitudine di 750 metri sul livello del mare, di conseguenza c'è un clima bellissimo, qui si produce di tutto, producono fino anche, per esempio, le arance, va bene, arance, non a tutti i posti, ma naturalmente scendendo verso la parte di Tiriolo, praticamente, perché San Pietro scende, beh, ci sono, voglio dire, è un clima particolare, che poi dopo San Pietro, giustamente, poi l'olio è fantastico, come sono fantastici anche i salumi che noi facciamo a San Pietro, perché il clima è quello giusto, certo. E altre cosine, anche il vino, voglio dire io, che noi produciamo, anche se non più prima ne si produceva tantissimo vino, adesso però con questa immigrazione che c'è stata, naturalmente sono poche le persone che si dedicano a questo tipo di lavoro. Però, no, di questo sono contento, anche perché comunque possiamo invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma anche le altre persone che vedranno questo video, a venire a San Pietro Apostolo a conoscere e scoprire le bellezze di San Pietro Apostolo, e soprattutto quello che fa l'associazione Santa Maria del Carmelo Feste Patronali, dove Mazza Domenico Antonio è il presidente, che ringraziamo soprattutto. Grazie a voi.